arriva la grande mappa a 2 metri di altezza per 1,40 di larghezza, raffigurante il territorio vicentino realizzato intorno al 1775, l'intrigante disegno, come lo ha definito lo storico Giuseppe Barbieri, che lo ha analizzato in un volumetto dal titolo Un segno al tramonto della Serenissima, presentato a Palazzo Giustiniani Baggio a Vicenza, è un inedito assoluto. La mappa è stata infatti scoperta dall'editore vicentino Gilberto Padovana tra le carte custodite da generazioni di una famiglia originaria della nostra provincia residente a Bologna, con l'obiettivo di dare giusto risalto all'importante documento dell'epoca della Repubblica Veneta, oltre alla pubblicazione di Barbieri, che in una trentina di pagine corredate da un ricco apparato iconografico formula ipotesi circa la funzione e la paternità della mappa, Padovana ha deciso di realizzare anche una riproduzione su preziosa carta per stampe d'arte dell'originale in dimensioni ridotte e tiratura limitata. Una copia della mappa è stata quindi donata a tutte le biblioteche civiche della provincia di Vicenza, preziosa testimonianza di una società e una fase storica di 2 secoli fa.